Si sente un profumo pazzesco in questi biscotti. Non so se sono questi. Questi sono di integrale. Come odore non mi piacciono tantissimo, ma credo che siano proprio questi al cioccolato, quelli un po' più profumati. Un ottimo profumo, bellissimi, questi saranno buonissimi. Buongiorno a tutti, da una faccia un po' stravolta. Stanotte ovviamente sono andato a letto tardissimo perché ho montato il vlog che avete visto ieri e adesso mi accingo a fare la mia colazione. Di solito non faccio mai colazione con biscotti, ma visto che avevo comprato questo ho detto vabbè, devo provarli assolutamente. Avete visto che io non vado ad aprire la busta dei biscotti con le mani e vado a tagliarla direttamente qui sopra, perché credo che sia poi più comodo, anche perché sennò si va a rompere ogni volta. Non lo faccio sempre, però quando mi ricordo prendo le forbici e zacchetto da sopra in questo modo, anche perché poi vado a versare i biscotti all'interno di un piattino. Questa è una cosa che di solito le persone non fanno mai. Io diciamo il 99% delle volte lo faccio, perché andare a mettere e pucciare la mano direttamente nei biscotti non sarebbe una pratica proprio molto igienica e molto corretta, in quanto quando andate a prendere i biscotti e andate a prelevare dagli scaffali, questa parte qui è stata toccata da tutti, quindi una volta aperta e tocchiamo qui non andiamo a prendere con questa mano, ma andiamo a versare prima i biscotti all'interno di un piattino, ci andiamo a lavare le mani e poi andiamo a mangiarli, perché l'igiene va rispettata sempre. E adesso mi gusto tutti i biscottini. Allora, eccomi qui dopo una bellissima e caldissima e purissima doccia. Sono qui di nuovo per lavorare un po' al computer, ma prima di fare questo stavo cuocendo il miglio, perché oggi, visto che ieri sera ho mangiato carne e affini, oggi sicuramente il mio pranzo sarà da base vegetale, perché in questo momento c'è bisogno di un po' di depurazione in più. All'inizio l'ho presa un po' così, infatti stamattina ho mangiato quei biscotti, se avete visto i biscotti della misura, con le gocce di cioccolato, che devo dire ottimi, di sapore ottimi, anche senza zucchero, con edulcoranti, mi sembra maltitolio, non mi ricordo, però sono davvero buonissimi. Le gocce di cioccolato si sentono proprio tanto e sono veramente di un cioccolato fondente molto fresco, veramente sembrano tipo le gocce, le classiche della Pavesi, però secondo me ancora più buone. Forse costano un po' in più sicuramente, perché sono della misura e di solito questi prodotti costano un po' in più, ma in questo periodo non credo che li rimangerò ancora. Diciamo mi sono tra virgolette levato lo sfizio in questi giorni di transizione da un'abitudine all'altra, ho sentito l'esigenza di mangiare qualcosa di diverso, ma in realtà non credo che mangerò ancora biscotti a colazione, ma mangerò di porridge, di frutta eccetera, anche perché in questi momenti, in questo periodo soprattutto, in cui il nostro sistema immunitario deve essere messo tra virgolette a dura prova e potrebbe essere messo a dura prova, è importantissimo che l'intestino lavori in modo corretto. C'è una correlazione fortissima tra il nostro intestino e il nostro sistema immunitario. Ecco perché è importante fare dei pasti, soprattutto a casa adesso che non facciamo tanta attività fisica, dei pasti molto leggeri, molto sani, molto nutrienti, con pochi formaggi, pochi grassi animali, poca carne, ok? Non posso più parlare perché c'è la prima chiamata in arrivo della giornata. Stavo dicendo pochi grassi animali, poco formaggio, pochi grassi pesanti in genere, anche perché dobbiamo tenere quanto più libero e meno impegnato in una digestione molto molto elaborata il nostro intestino, anche perché così l'energia del nostro corpo non viene dispersa per una digestione un po' più appesantita. Ecco perché è bene in questo momento magari assumere
prendere anche dei probiotici per chi può e mangiare cose nutrienti ma allo stesso tempo sane e leggere. Ad ogni modo, visto che io mi sono fatto già la mia prima parlata al telefono, perché sto ricevendo tantissime telefonate, stop al televoto per un attimo, stop al televoto, perché sto impazzendo in quanto sto ricevendo 10.000 telefonate dalla mattina alla sera, videochiamate, telefonate, insomma non so più dove devo girarmi con il collo per andare a vedere tra i vari schermi. A parte questo esaurimento nervoso, io vi stavo dicendo, mi ero fatto una bellissima doccia perché mi sto rilassando in questo periodo, anzi cercando di rilassare, proprio perché mi sto inventando un percorso benessere a casa, una vera e propria spa. Questo è il momento adatto secondo me per rinnovarci, per dedicarci al nostro corpo, magari facendoci delle maschere fatte in casa. Basta una semplice mela grattugiata, alcune gocce di limone, 2-3 cucchiaini di farina e 2-3 cucchiaini di farina per farvi un'ottima maschera illuminante, nutriente per il viso. Se ci aggiungete anche un pizzico di miele o del semplice zucchero, avete fatto una maschera davvero ottima per la vostra pelle. Anzi, se la provate, la fate, fatemi sapere sia nei commenti sia su Instagram, perché vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, fatemi sapere e taggatemi, perché davvero è una maschera portentosa, la mela è ottima ed è molto illuminante per la nostra pelle. Detto questo, dentro e fuori ovviamente anche mangiata, detto questo, per la mia pelle ho fatto questo scrub. In realtà questo è quello che avete visto che ho preso in alcuni video, questo della sebo. Durante la doccia ho fatto questo anche per il viso, sebo vegetal pure, questo qui di Yves Rocher. Allora, lo sto provando da un po' di tempo con acido salicilico di origine vegetale, infatti ho preso anche una specie di tonico di detergente a base di aloe, sempre con acido salicilico della stessa linea pure. Lo sto testando da un po' e mi sto trovando, diciamo, bene, ma non benissimo come mi sono trovato con il mio classico scrub che vi dico da anni ormai, che è questo qui che potete utilizzarlo sia per il corpo che per il viso, per le mani. Sapone del mare, detergente, scrub, il mare addosso. Questo è fatto con sale marino integrale, con tutti oli naturali essenziali, veramente top. A livello qualitativo questo è molto meglio di questo. Lì Stampotta ha finto di cuocere il miglio, quindi tra i due preferisco più questo che questo, anche perché questo qui in particolare sì, è ricco di aloe vera, però alla fine quando va a sgrassare, diciamo a scrabbare la pelle, non lascia proprio la pelle molto molto nutrita. È più delicato di tantissimi scrub che ho utilizzato e che ho fatto anche io e che ho acquistato nel tempo, però pensavo che era un po' meglio, anche perché ha questi piccoli microgranuli veramente piccolissimi che vanno a detergere, a scrabbare bene la pelle, a sfogliarla, insomma a detergerla da tutte le cellule morte. Però questo in particolare, fatto con il sale, quindi è un po' più consistente perché ci sono proprio i granelli di sale all'interno, a parte il profumo pazzesco che mi piace tantissimo, cioè sa di argan, sa di qualcosa di buonissimo. È pieno di tantissimi oli, tipo olio di mandorle dolce eccetera, e questo comunque sulla pelle si comporta molto molto meglio. Lo trovate anche in altre profumazioni, questo è della Volga Cosmetici e io ve lo straconsiglio, non costa neppure tanto, insomma sotto i 15 euro, vi dura una vita, perché per il corpo, per la faccia, per i capelli, per le mani, insomma per tutti, anche per tutti i componenti della famiglia, ed è tutto a base naturale. Vi dura tanto anche perché un po' di questo prodotto lo spalmate addosso durante la doccia, durante il lavaggio semplicemente quotidiano del viso, e questi oli davvero ne bastano pochissimi che veramente vi sentite poi la pelle veramente nutrita, non oleosa. Il sale all'interno fa il suo dovere e davvero oggi sono contentissimo di questo. Forse più tardi farò anche una maschera, non lo so, mi voglio dedicare un po' a me, al mio corpo, perché credo che in questo momento aiuti moltissimo. Oggi mangerò quindi del miglio, metterò dei ceci all'interno del miglio, delle semplici verdure crude tipo un po' di cipollotti, un po' di radicchio, insomma tutte verdure crude, per fare una bella bowl ricca di sapore, della frutta secca, insomma mangerò un po' così, perché non c'è niente da fare, mente sana in corpore sano. Ma la mia mente sarà sana.
E mai come in questo momento abbiamo bisogno di una mente lucidissima. Rieccomi in cucina, sentirete di sicuro il robot in sottofondo, però sta pulendo perché ne approfitta anche lui per passare il tempo. E niente, stavo andando a mettere all'interno di una padella, questa volta lo faccio in padella, non lo faccio a vapore, il cavolfiore, l'ho tagliuzzato tutto e ho messo dell'olio di girasole spremuto a freddo, biologico. Lo prendo della Viviverde Coop e mi piace moltissimo. Della cipolla liofilizzata, questa qui che vedete piccolina in fiocchi, della curcuma, tanta curcuma e del pepe, che aiuta sempre un pizzichino ad assorbire le proprietà della curcuma. Vado a far saltare il tutto in padella, a fuoco dapprima vivace e poi man mano abbasso. Giro più spesso con una spatolina senza farlo fare molto sfatto, diciamo un po' più croccantino. Io questo lo faccio anche con all'interno un'acciuga salata, di quelle che trovate nei barattoli classiche sott'olio, e poi alla fine cospargo tutto con del prezzemolo e del pane grattugiato. Giro ancora in padella, questa volta non lo farò così, ma la prossima volta magari vi faccio vedere anche quest'altra ricetta con il cavolfiore, perché credo che vi piacerà tanto. Ma attualmente non ho il pane grattugiato, quindi non posso farla e faccio questa, che in verità è meno saporita dell'altra. Ma avremo tempo per rifarci, perché qui il tempo non manca, assolutamente non manca. E mi sta pure piacendo questa cosa perché mi sto riposando. Il bello di questa storia è che potete anche fare impuzzolentire come volete la vostra casa, ma tanto non verrà mai nessuno a trovarvi, quindi ottima questa cosa, almeno questa. Ad ogni modo sono andato a controllare il robot, ad ogni modo vado ad aprire un po' le finestre, i miei messaggi che arrivano costantemente, apro le finestre perché si sentono anche gli uccellini cantare, quindi evviva, mi sento come Biancaneve al maschile. Chiudiamo qui, altrimenti la camera da letto veramente si impuzzolentisce e alla fine altro che ospiti, sono io quello a lamentarsi degli cattivi odori in casa, ma poco ci importa, sono l'ultimo dei miei pensieri. Ad ogni modo ho messo qui dentro dei ceci già precedentemente cotti e li andrò a condire con un cipollotto fresco, con un aglio fresco, del radicchio che ho già lavato e poi inserirò tutto nel miglio. Ovviamente le mani vanno sempre lavate prima per bene, io una cosa che faccio sempre ad ogni passaggio, quando tocco cibo, quando lavo il cibo, quando apro e chiudo i rubinetti in cucina oppure nel bagno, eccetera, eccetera, lavo sempre le mani perché ovviamente dobbiamo ridurre al minimo i contatti batterici. Vabbè, ad ogni modo io vado a mettere l'aglio, che è un grande antibatterico, quest'aglio fresco che avevo preso già qualche giorno fa, vado a metterlo così a rondelline. Metto anche qualche fettina di cipollotto fresco, questo qui che mi piace tantissimo, questo è un periodo meraviglioso per aglio e cipolla, perché sono freschi, sono veramente con un sapore meno marcato e quindi sono i miei preferiti del momento. Quindi vado a mettere un pochettino anche così. Del radicchio lo vado a tagliuzzare così, grossolanamente. Sta andando in padella, deve rosolare ben bene, andatelo a girare spesso ovviamente, si deve quasi seccare, deve essere diciamo croccante, non deve essere sfatto, quindi assolutamente no acqua e fate andare lentamente. A questo punto abbasso un po' la fiamma e lascio andare ancora una 6-7 minuti. E che non ce lo mettiamo un po' di limone? Assolutamente sì, un po' di vitamina C va messa, lavato ed asciugato bene, mi raccomando, asciugate sempre bene la frutta una volta lavata. Vado a metterlo qui dentro. Io lo spremo così perché mi scoccio di andare a prendere lo spremiagrumi, eccetera. Quindi lo faccio con una forchetta o con un coltello all'interno di ogni spicchio. Così vado a estrarre tutto quanto il succo e non mi vado a mettere a lavare altri oggetti, eccetera, eccetera. Oggi va così. La polpa la schiaccio bene.
Ancora, ovviamente abbastanza limone, perché ci piace un po' di limone, un po' di aspro nella vita ci vuole. Una vita dolce, dolcissima proprio. Ci andrò a mettere ovviamente dell'olio a crudo, olio di oliva extravergine, e infine dell'aceto balsamico. Come avete capito, mi piace l'aceto balsamico e la glassa balsamico. Un goccino di aceto di mele bio, questo qui, e un altro goccino di aceto balsamico. Questo qui della Deluxe, che è ottimo e senza zucchero ovviamente. E adesso vado ad aggiungere il miglio che è cotto, anzi è stracotto, diciamo. Qui sì, lo vado a sgranare un pochettino. Andate sempre a sgranare il miglio una volta cotto se lo andate a cuocere per assorbimento, come ho fatto io tipo nella pentola a pressione. Sì, mi piace questa cosa, tipo un couscous, il modo migliore per mangiare il miglio, a chi non piace, soprattutto come a me. Real cucina, real cooking in real life. Andiamo a fare la prima girata del tutto con il coltello e una forchetta, così sgrano meglio il miglio. Taglio anche ancora di più le verdure perché le voglio piccoline. In questo modo va a evaporare giusto un pochettino pochettino l'aceto, quindi alla fine si sentirà meno quel sapore aspro dell'aceto, del limone, perché il miglio lo metto ancora caldo e lo faccio raffreddare dopo tutto insieme. Ecco, comincia a girare, si sente un profumo incredibile di questa specie di insalata di miglio. Non so come chiamarla, ma alla fine la mangerei anche adesso, nonostante ho fatto colazione da poco. Devo trovare un sistema per mettere il filo nascosto del Google Home, perché ogni volta lo vado a spostare e quindi si vede sempre il filo. Ma poco mi importa, non mi importa più di nulla, evviva, non mi importa più di nulla. Altro miglio, altra ruota. Ora è il momento di aggiungere l'olio. Ci metto anche un po' di origano. Pochissimo. Sapevate che l'origano è un antibatterico naturale? L'olio essenziale di origano viene veramente usato come antibatterico, insomma è un portento per quanto riguarda i batteri, eccetera, eccetera. E insieme al tea tree oil e all'olio di rosmarino, l'olio essenziale di rosmarino. Solo che ovviamente utilizzarlo per le pulizie non sarebbe proprio il massimo per quanto riguarda l'odore. E questa è pronta. Mescolatele bene queste insalate di riso, perché i sapori devono veramente fondersi tutti. Non ha un aspetto meraviglioso, ma farà tanto 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 bene. O almeno ci speriamo. Mi piacciono tantissimo questi kiwi, la marca è Solarelli e mi sono piaciuti tantissimo, veramente molto 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 buoni, dolci, saporiti, aspri al punto giusto, insomma ottimo promossa questa marca, Solarelli, al sole, proprio tutti al sole questi kiwi, buoni buoni buoni. Mamma, sei in un video, sembri una pazza, ma... Sembri una pazza, che stai dicendo? No, dico, sempre più lontano ti devi mettere. Se non ti vedo bene. Allora, eccomi qui. Dopo un bel caffè, mi sono appoggiato sul letto. Sto rispondendo un po' ai vostri messaggi. In realtà ho fatto una videochiamata con mia mamma perché volevo assicurarmi che non avesse bisogno di nulla e che aveva ancora viveri necessari per questo periodo. Altrimenti le avrei portato la spesa, anche perché ovviamente è una persona un po' più anziana e quindi le avrei fatto io la spesa onde evitare di farla uscire, eccetera, eccetera, in questo periodo. È stranissima questa cosa, di addirittura parlare a pochi isolati da qui e con mia mamma attraverso WhatsApp, però prendo il lato positivo che fortunatamente ci sono questi social che in qualche modo ci rendono comunque uniti anche a distanza, ed è una grande grandissima cosa. Immagino se questa cosa fosse accaduta tanti 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 anni fa, stavamo in pensiero per le persone care e non potevamo neppure vederle, invece almeno attraverso uno schermo possiamo ancora vederle. Allora, io sto rispondendo un po' ai vostri messaggi e mi fa piacere tantissimo che alcuni di voi hanno stretto amicizia tra di loro. Che ho detto?
Alcuni di voi hanno stretto amicizia tra di loro. No. Cioè, volevo dire che alcuni di voi, attraverso i miei commenti, hanno fatto amicizia. Questa cosa è straordinaria. Davvero io credo di avere una community molto molto particolare, che mi piace proprio tantissimo. Anche perché ho notato, addirittura una di voi, non so se potrò fare il nome, non lo farò, ma questa persona che mi segue comunque capirà, doveva affrontare in qualche modo un'operazione, e a causa di questo coronavirus, ovviamente è stata rimandata. E alcune di voi sotto questo commento hanno dato veramente un incoraggiamento forte a questa persona. Questa cosa è strabiliante, veramente vi faccio i miei complimenti. Siete delle persone eccezionali, non ve lo dico per dire, ma veramente io sento attraverso proprio questo schermo, anche qui quando mi metto a rispondere ai vostri messaggi, veramente sento una forza e non so, un affetto particolare, un legame che non vi so spiegare, che anche io, che sono molto molto scettico sul virtuale, sui social, eccetera, sto riscoprendo un'energia, una connessione particolarissima tra varie anime. E soprattutto la bellissima cosa è che tante di voi guardano tutti i commenti sotto ai video, cosa che io di solito non faccio mai. Mi è capitato molto spesso di vedere ovviamente altri video YouTube, però mi limito a vedere il mio commento, forse il primo sopra, e poi non vado a scorrere gli altri. Invece la maggior parte di voi vanno proprio a scorrere tutti i vari commenti. E questa è davvero una cosa che un po' mi incuriosisce, perché non ho capito per quale motivo lo fate, e un po' mi fa piacere perché effettivamente create dei legami anche tra di voi, ed è una cosa secondo me straordinaria, perché non c'è più solo io e tutti voi, ma siamo insieme. Perché infatti questo canale, diciamo che è fatto da me e voi, e mi piace proprio pensare che non sono io sopra un piedistallo a dire, a raccontare, a fare video, eccetera, ma siete anche voi che insieme con me date vita a questo canale. Diciamo che alla fine io divento il vostro, tra virgolette, pupazzo, e voi, come dei ventriloqui, parlate attraverso la mia voce. E questa cosa è straordinaria. Ad ogni modo, io continuo a rispondere un po' a questi commenti. Oggi pomeriggio alle 18 tutta Italia uscirà sul balcone. Io non uscirò sul balcone, ma magari sulla finestra, a cantare a squarciagola e a passare alcuni minuti di connessione a distanza. Manteniamo il morale alto anche con queste bellissime iniziative e sconfiggeremo sicuro questo virus. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Grazie per aver partecipato a questo video anche oggi, e come sempre ci vediamo alla prossima.